5 gocce di luna spremuta con nuvole cotte. Una, bue, re, gatto e pingue. Poi cielo di fresco limone di notte. Tutta la bottiglietta. E infine nero frizzante di stelle candele. Ecco qui. Luna spremuta e nuvole cotte. Cielo di fresco limone di notte. Nero frizzante di stelle candele, strizza la notte e zampilla blu mele. Ciao amico, ma sei qui da molto? Ah, abbastanza da aver ascoltato la segretissima preparazione del mio blu mele speciale e quindi aver scoperto tutti gli ingredienti? Ah sì? Ah, vabbè dai, non mi dispiace, in fondo tu sei un amico fidato. E comunque, questo blu mele speciale è per Principessa Odessa che è a letto con l'influpigna. Ed è speciale perché è arricchito, è rinforzato, è più buono del solito. Sai, sembra una cosa semplice, ma in realtà questo qui è un lavoretto molto delicato. Basta sbagliare un ingrediente, un po' più di nuvole cotte, oppure un po' meno di cielo di fresco limone di notte, e la bibita non è più la stessa. Invece questo blu mele sembra perfetto. Adesso lo sistemo dentro una confezione di cartone, così la bottiglietta non si rompe. Ecco qui, questo è perfetto. Poi dopo preparo della carta da regalo e infine ci metterò un fiocchetto, così poi non rimarrà altro che trovare il modo di consegnarla all'ammalata. Sai, io non ho molti lilleri e quindi non posso permettermi regali costosi, però tutti dicono che le mie bibite sono molto preziose e molto rare. Ma ora, non farti ingannare dalle parole, in realtà le mie bibite non sono preziose. È soltanto un modo di dire, per intendere che sono molto buone, sono gradite, sono speciali. E io sono molto contento di poterle regalare agli amici quando ne hanno bisogno. Oppure regalarle se hanno semplicemente voglia di berle. Beh, adesso amico, vado a preparare la carta da regalo. Ci vediamo dopo al chiosco. Ciao! Questa volta Grifo Malvento era davvero arrabbiato. È stato ingiusto, però. Mi ha cacciato dal suo castello dicendo che sono un inetto. Io, Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo. Dice che sono un perdente. Io che non perdo mai niente. E non riesco a dimostrare la mia perfidia. L'ho vista quella formica. Si è spaventata a morte, altro che. E comunque, dice anche che non riesco mai a portare a termine un'impresa che mi procuri gloria e ricchezza. Questa poi è un'affermazione ingiusta, perché io faccio sempre degli ottimi piani, semmai sono gli altri che me li smontano, eh? Comunque, dice di non presentarmi più a Picco Malvento a mani vuote. E certo, lui è abituato a che fare con abili truffatori, sottili imbroglioni, e se non riuscirò a portare a termine qualcosa di buono, sarà meglio che per un po' non mi presenti a Picco Malvento. Allora, Lupastro, che ne penseggi di questa bella catena di salsicciuzzole che ho attorno al capocollo, eh? Bella! Buona! La mia donna è arrabbiaterrima con me perché dice che sono sempre in giro, non sto mai fermo un pignuto. Sempre a zonzolo con gli stivalozzi delle sette leghe. Ha perfettamente ragione. Se stessi fermo sarei vicino anch'io a questa salsiccia, no? Mi dice sempre che ho l'argentolo vivo addosso. Sì, sono pienamente d'accordo. Adesso basta. Allora, vieni qua, ti siedi qui vicino a me. Così mi sono fatto fare dallo gnomo macellaio una bella catena di salsicciuzzole. Sì, ma lo sai che questa catena di salsicciuzzole sarebbe anche abbastanza lunga senza queste salsicce qua? Io quasi quasi te le mangio. Ne legherò un capo al capocollo e darò l'altro alla mia damigiana. Così le farò capire che solo lei può imprigionarmi con il suo amore. Ma come sei romantico. Ah, senti, facciamo una cosa, sì. Ecco, facciamo finta che io sia Orchidea, eh? Allora, no, so, scamorzolone. Lei
rosicchierà il capocollo fino ad arrivare al mio faccione. E io le spiaccicherò sullo zucchotto uno di quei bei bacioni con lo scoppio che piaceggiano tanto alle damigiane. Fermo lì, facciamo una cosa. Aiutiamo Orchidea, che tanto non vede l'ora di essere baciata. Sai cosa faccio? Questa salsiccia la rosicchio tutta io, Non ci proveggiare nemmeno, Lupastro! Anzi, ti consiglio di correre via più veloce di uno struzzolo. Mi hai proprio stufeggiato, uffa orca! Guarda te, mamma lupa, tutto il giorno dietro un orco e non ho rimediato nemmeno un pezzo di salsiccia. E non è giusto, coda! Sono davvero intelligentissimo. Con questa catena al collo, sembro proprio un principale azzurro. Io ho l'argentolo vivo addosso. L'argentolo vivo. Ma che cos'è questa agghiacciante cantilena? Io ho l'argentolo vivo addosso. L'argentolo vivo. Ma dove avrà trovato l'argento vivo Orcomanno? Con quegli stivali delle sette leghe gli orchi arrivano in posti irraggiungibili. Solo la catena più preziosa arriva può imprigionarmi. Preparegiata solo per me? Dallo gnomo macellaio. Orchidea sarà il settimo geno. Per la barba di grifo, una catena capace di imprigionare un orco. Adesso metteggio la catenozza nel mio scrignolo. Orchidea non potrà più tenermi il brocciolo. Che occasione irripetibile! Devo assolutamente mettere le mani su quello scrigno, incatenare l'orco con la catena capace di fermarlo e impossessarmi dell'argento vivo. Grifo sarà fiero di me. Prima però mi devo procurare una cosuccia. Amico, ciao, arrivi giusto in tempo, così ti faccio vedere come si prepara la carta da regalo decorata. Allora, la prima cosa che devi prendere è della carta velina oppure della carta da pacchi, come questa. Poi dobbiamo prendere dei cartoncini sopra i quali devi disegnare e ritagliare delle forme. Ad esempio, vedi, io ho ritagliato una corona, poi ho ritagliato un fiore, poi un sole e infine una farfalla. Allora, adesso dobbiamo prendere una di queste formine. Ad esempio, prendiamo il sole, la mettiamo sopra la carta che dobbiamo decorare e poi prendiamo una spugnetta, come quelle che si usano in cucina. Ne ritagliamo un pezzetto e la mettiamo dentro un colore, in questo caso il giallo. Ecco, ne mettiamo un po', poi la scarichiamo su un piattino e infine la mettiamo sopra la formina. Ecco fatto, adesso leviamo la nostra formina. Vedrai che sul foglio rimarrà il sole. Ecco fatto. Adesso prendiamo un'altra forma, ad esempio il fiore. Lo mettiamo sopra la carta da decorare, prendiamo un altro colore, in questo caso il verde, prendiamo un'altra spugnetta. La scarichiamo nel piatto. Poi la mettiamo sopra la formina. Ecco fatto, adesso leviamo la formina. Ed ecco fatto, la carta da regalo decorata. Ti piace? Milo, amico mio, folletto, sono disperato. Lupo Lucio, che cosa ti è successo? Ore,
ore e ore in agguato, sperando che almeno un fagiano, ecco, cadesse nella mia rete. Invece, niente, non si è presentato nemmeno un microbo. Ti capisco, Lupo Lucio. È faticoso cacciare ore ed ore, però sono sicuro che la vita dal lupo ha anche molte altre ricchezze. Ricchezze? A ricchezze? Ah sì? E quali sarebbero queste altre ricchezze della vita dei lupi? Ma sì, dai, insomma, Lupo Lucio, la libertà, lo stretto legame con la natura e poi la fierezza della propria razza. La libertà non si mangia e io sarei più fiero anche con la pancia piena. Sai di che cosa è ricca la vita di un lupo? Te lo dico io, di niente. Niente, e io ho le tasche piene. Cosa ha detto Lupo Lucio? Che ha le tasche piene? Io ho le tasche piene, sì, colme, stracolme, hai capito? Ecco, e questa è tutta la mia ricchezza. Ricchezza? E pensare che a me basterebbe una salsicciotta, ma che piccola, striminzita. Pagherei oro per averla, darei tutto quello che possiedo. Orcomanno pieno d'argento vivo e Lupo Lucio con le tasche piene d'oro. Deve aver avuto un'eredità, disposto a sacrificare per una salsiccetta. Calma e sangue freddo, Vermio. Ora recupererò l'argento vivo di Orcomanno, poi metterò le mani sull'oro di Lupo Lucio. Grifo sarà fiero di me. E comunque, Lupo Lucio, io salsiccette purtroppo non ne ho. Però posso offrirti un bicchiere di tiramisù per fresco di giornata. Anzi, guarda, una bottiglia tutta per te. Uffa, orca, mi sto annodando a morte. Non vedo l'ora che torreggi la mia odorata orchidea. Per mille trippe di sozzalanda, cinghiagnoli! È proprio nell'ora della merendola! Nascondeggio il mio scrigliolo qui sotto e vado subito a pappeggiarmi qualche cinghiagnolo! Molto bene. Tutto sta andando come previsto. Il richiamo dei cinghiali ha fatto effetto. Ora non mi resta che impossessarmi della preziosa catena, incatenare l'orco e rubargli l'argento vivo! Salsicce! Per tutti gli scherani dovevo immaginarlo! Un momento. Ho detto salsicce. Non tutto è perduto, c'è ancora l'oro di Lupo Lucio. Bene, questa preziosa catena fa proprio al caso mio! Fame! Fame più grande di un grande reame. Stomaco vuoto, più buio, più cieco. E quando uno lo si sente l'eco. Stomaco vuoto, più buio, più cupo. Fame da sempre! Fame da lupo! Salve, Lupo Lucio! Ciao. Non c'è Milo? No, è andato a portare un regalo a Principessa Odessa, sai, all'influpigna. Bene! Cioè, volevo dire male. Però bene. Perché avrei da proporti un affare privato. Vuoi proporre un affare a me? Vedi queste salsicce? Dimmi che non sono un miraggio! Saranno tue in cambio di quella cosa di cui hai le tasche piene colme e stracolme. Cioè, tu hai quella cosa che io ho in tasca? Proprio quello! Va bene, ci sto a fare fatto, sì. Benissimo. Sì. Amico mio, prendi il bauletto e riempilo in un luogo appartato. Non farti vedere da nessuno. Presto, corri. Le salsicce ti aspettano. Sì, vado. Vai. Mai affare fu più conveniente. Sì. Allora, ci mettiamo qua. Vediamo un po', che cosa c'ho nelle tasche. Sì, un ossicino. Oh sì, è il ricordo del mio primo pietrino, sì. Poi vediamo un po' cosa c'è. Una piumetta.
E poi... un bottone. Lo metto o lo tengo? Ah, no, no, lo metto e le salsicce quest'altro. Poi l'accordo con Vermio era chiarissimo. Vermio vuole quello di cui io ho le tasche piene. Per tutti gli orchi affamati sono arrabbiaterrimo. Tutto questo tempo lo in giro a cercheggiare cinghiaioli e non ne ho troveggiato nemmeno uno. Sono morta del lato dalla fame. Porca bomba. E se papassi le salsicciozzole dentro lo scrigliolo? E poi torno dallo gnomo macellaio e mi faccio prepareggiare un'altra catenonza. Porca sì! Porca bomba, ma... Urcoibo! Lo scrigliolo è spartito! C'è qualche furetto che mi ha rumeggiato le salsicciozzole. Se lo trovo gli tiro il collo come a una gallinetta. Lupo Lucio. Amino, bentornato, eh sì. Ecco. Che cosa stai combinando qui? Niente, niente, no, che io e Vermio abbiamo concluso un affare, sì. Oh, niente di legale, eh? Sì. Sarà. Sarà, te lo dico io. Ecco qua, pieno tutto per te, eh? Bravo. Grazie, prego. Dammi qua. Sì. Imbroglione di un lupo. Qui dentro c'è solo un ossicino. Sì. Una piumetta. Esatto. E un bottone. Eh sì, e sono tutte le cose che avevo in tasca, no? E dov'è l'oro? Quale oro? Quello per cui avresti pagato una salsiccetta. Quello per cui dicevi di avere le tasche zeppe, colme, stracolme. Dico piano, con le parole, perché io ho detto che avevo le tasche piene e stracolme. Di che cosa? Di niente, ecco. E poi tu volevi tutto quello che avevo nelle tasche e io te l'ho messo lì dentro. E dovresti essere contento. Ti ho regalato anche il primo ossicino del primo pietrino che mi sono pappato. Quindi queste salsicce sono mie. Niente argento vivo di Orcomanno e ora niente oro di Lupo Lucio. Eppure ho sentito bene. Avevi detto che avresti pagato oro. Ma Vermio, tu non devi credere a tutto quello che senti. Sostenere che qualcuno ha l'argento vivo addosso, oppure pagare oro per qualcosa, sono soltanto modi di dire. Il primo si usa per indicare una persona che è molto vivace. Il secondo invece si usa se qualcuno desidera così tanto un oggetto che sarebbe disposto a pagare oro pur di averlo. Sì, difatti queste salsicce adesso sono mie. No, l'accordo non è più valido. Se le vuoi, paga. Porca miseria! Eccoli qua i due furetti, eh? Il lupastro e il vermastro. Peccato che quelle salsicciozzole sono mie e mi serveggiano per orchidea. Ma prima... vi tiro il collo come si fa con le gallette. Pronti? Tanto queste sono di Vermio, eh? No, 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 sono di Lupo Lucio. No, Vermio, sono due. Le salsicce sono di Lupo Lucio. Basta, 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 calmiamoci. Allora, non devi ascoltare questi due, va bene? Devi essere superiore, è stato soltanto un equivoco. D'accordo, Orcomanno? Adesso segui me e mettiamoci tutti quanti seduti. Tutti quanti seduti. Adesso vi offro qualcosa da bere, però qualcosa di molto prezioso. Una vera rarità. Qualcosa di molto prezioso? Una vera rarità? Vermio, ma tu non imparerai mai. Amico, adesso sarà meglio salutarci, sì, perché sarà meglio stare con questi tre pasticcioni, sì. Ma tu torna a trovarmi, lo sai, mi trovi sempre qui. E mi raccomando, non prendere alla lettera tutto quello che senti dire. D'accordo? Ciao, a presto, ciao.